Cari amici di Quotidiano Net, buongiorno. Due fatti apparentemente scollegati hanno caratterizzato le ultime ore dell'Inter e sono entrambi fatti molto importanti. Il primo riguarda l'allenatore. Da questa mattina alle 7.45 Stefano Pioli è al lavoro a Milano per ricostruire l'Inter dalle ceneri degli ultimi giorni e dai disastri che ha provocato la precedente gestione, sicuramente tra giocatori e allenatore. Non tutte le colpe sono state di De Boer. Bene. Stefano Pioli è la scelta di Piero Ausilio principalmente e del gruppo italiano, sempre più minuscolo per la verità, dell'Inter. È passata la linea minoritaria all'interno della società e questo è un fatto importante perché raramente nell'economia, così come nel calcio, si vede che chi comanda, chi mette i soldi, non prenda una decisione così importante come nel caso dell'Inter, il cambio di un allenatore. Questi cinesi evidentemente si sono accorti che il calcio è un mondo così particolare in cui ci sono meccanismi così specifici e anche sconosciuti per loro, in cui si rischia veramente di trasformare un gioiello in una polveriera. È una squadra di calcio che potenzialmente è una squadra di buon valore, l'Inter può andare tranquillamente in Champions per i valori dei propri giocatori, rischia di diventare veramente un oggetto rotto poi difficile da sistemare nel corso della stagione. Bene, questa scelta di delegare la decisione è una scelta importante per due motivi. Primo, perché dimostra l'intelligenza di questi cinesi che non a caso sono imprenditori di successo nel loro paese e si portano dietro il governo in una scelta così importante come un investimento nel calcio italiano e nella città calcisticamente evidentemente più importante. Secondo, perché ora la posizione di Stefano Pioli è anche abbastanza legata a un filo con quella di Piero Ausilio, cioè Pioli dovrà fare risultati, altrimenti la sua posizione è chiaro che sarà sempre più difficile da difendere e si porterà dietro anche quella del direttore sportivo. Bene, il secondo fatto importante che è successo e di cui QS ha dato notizia nella sua edizione di oggi è l'interessamento di Massimo Moratti per un ritorno clamoroso come proprietario almeno di una quota di minoranza dell'Inter. Bene, l'ex presidente sta lavorando per costruire una cordata della quale farà parte sicuramente Marco Tronchetti Provera per riprendersi almeno il 30% delle quote di Toir. Moratti in pratica ha capito che questi imprenditori cinesi, seppure molto facoltosi, fanno però fatica a decidere e la scelta su Pioli lo dimostra. E Moratti pensa che rilevando questo 30% di quote in uno scenario diverso per il calcio mondiale rispetto a quello in cui lui stesso ha lasciato, bene, potrebbe incidere anche nelle scelte e riportare l'Inter ad una miglior rendimento non solo da un punto di vista economico-finanziario che è stato già ottenuto, ma anche calcistico. Quindi i due fatti, Pioli e Moratti, sono collegati. Altro capitolo che riempie le cronache dei giornali di questi giorni è quello della nazionale e qua siamo su un campo decisamente molto più semplice. Ventura ha fatto le sue scelte, quattro nomi alla fine sono in questi giorni sulla bocca di tutti, ovvero Balotelli, Giovinco, La Padula e Zaza. Le convocazioni di La Padula e Zaza chiaramente premiano due giocatori che hanno un minutaggio bassissimo e quindi non si spiegano con motivazioni soltanto calcistiche. La Padula indubbiamente si può spiegare perché avendo lui la possibilità di giocare sia con l'Italia che col Perù, bloccandolo con una convocazione con gli azzurri praticamente gli impedisce di scegliere un domani di giocare per l'altra nazionale. Quella di Simone Zaza invece è una scelta francamente difficile da spiegare e della quale non riusciamo a rendere conto. Invece riusciamo a capire cosa è successo per Balotelli e per Giovinco. Partiamo da quest'ultimo. Oggi molti piangono perché il giocatore più importante della MLS, il giocatore che sta decidendo in pratica il campionato, non viene chiamato in azzurro. Ricordiamoci però che Giovinco ha 30 anni e vi chiedo quante volte è stato decisivo non solo in nazionale ma anche nella sua squadra di club. Beh, mi sembra che la risposta spieghi la mancata convocazione. Capitolo più difficile è quello di Balotelli, perché non l'ha chiamato quando sostanzialmente gli aveva già promesso che al prossimo giro, cioè a questo, l'avrebbe chiamato in azzurro. Bene, Ventura ha fatto questo ragionamento. Io mi fido dei senatori, ho dei giocatori di lungo corso nella mia nazionale che sono Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e De Rossi. Mi fido di loro e a questo gruppo storico aggiungo i miei giovani, quelli che ho costruito io nel Torino e quelli che sto selezionando dalle altre squadre. Ma dei senatori mi fido quando è il momento di prendere le decisioni. Bene, secondo questi senatori il castigo che Balotelli deve pagare dopo i fatti di Rio e la celebre intervista che ricorderete tutti di Buffon non è ancora finito, quindi sarà chiamato, se gli va bene, la prossima volta. Cari amici di Quotidiano Net, appuntamento al prossimo video.